Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere una cosa che a me ha rivoluzionato un po' la vita, un po' le lavatrici, un po' la vita in casa, diciamo così, la vita da casalinga, anche se non faccio la casalinga purtroppo, però vabbè, e la vita di casa, diciamo così. Mi ha rivoluzionato nel senso che, come vedete dal titolo, che dovrebbe essere 874 lavati, se non sbaglio, cosa significa? Che io ho trovato un modo per lavare i panni in lavatrice senza usare detersivi, senza sprecare quindi un sacco di plastica che va buttata poi alla fine perché tanto si può provare a riutilizzarla facendo cose particolari, ma altrimenti normalmente le buttiamo e ce ne liberiamo e quindi un sacco di spreco di plastica e non uso più neanche la morbidente che comunque è roba che quindi adesso vi spiego come faccio. Allora, io ho comprato questa cosa da QVC, ma si può comprare anche su Amazon. In questo caso io ho trovato un'offerta molto particolare, quindi l'ho voluta prendere. Questo qui, allora, si chiama Eco Egg, è uovo da bucato, non so se si vede, non so se si legge. E praticamente non contiene sostanze chimiche aggressive, e lascia il bucato comunque pulito, molto pulito, fresco. Non profuma a livello di tutti i detersivi chimici che possiamo utilizzare, sinceramente. Però profuma un pochino, profuma molto di meno, ma tiene lo stesso i capi puliti, morbidi, non ho bisogno di una morbidente da aggiungere e se vuoi poi lo posso mettere lo stesso, io non l'ho mai messo comunque e non mi ha mai dato problemi di capi duri come potrebbe dare ad esempio un normalissimo detersivo senza usare la morbidente. E quindi mi trovo molto bene. Allora, in questa scatolina c'è in dotazione, ovviamente, scusate se mi piego, ma sono qui le cose, il libretto per le istruzioni, e due ovetti che adesso vi faccio vedere perché sono una cosa particolare. Spero che la videocamera non tremi perché non sto usando un piedistallo. Questi due che fanno un gran profumo, adesso a sentirli così, e sono due ovetti di plastica fatti di plastica riciclata completamente e con dentro, se sentite, ci sono delle palline. Adesso ve ne apro uno se riesco senza farne cadere. Queste palline sono fatte con robe naturali, sono due tipi di palline, ci sono bianche e ci sono nere, ecco, vado a cadere uno. E ci sono quelle nere che sono fatte così, vediamo se riesco. Comunque adesso ve le faccio vedere, ve le metto anche qualche nera così riuscite a vederle perché sono nascoste. Forse ce la possiamo fare entro mezzanotte. Vabbè, ce ne sono due e vi accontenterete di due palline, no? Ecco, perfetto, ne ho fatte già cadere. Ah, basta, sono cadere 1000 palline. Dopo ci metterò mezz'ora a trovarle. Vabbè. Allora, adesso ve ne metto una e va bene una. Queste qui, spero che si riesca a vedere dall'inquadratura, sono palline che sono fatte appunto queste con detersivi naturali, fatte di cose naturali, non so di preciso cosa, dopo andiamo a leggere gli ingredienti insieme. E invece quelle nere dovrebbero essere fatte di tormalina, che in teoria, se ho capito bene da quello che ho letto, è una ceramica che infatti non ho la ricarica per quelle nere, quindi dovrebbero durare a lungo e niente, quindi ho questo qui che è per i capi colorati e questo qui che è per i capi bianchi. Poi in realtà io quando faccio le lavatrici con molte cose, con tanta, faccio i carichi pieni, molto pieni, li utilizzo tutti e due e non mi dà problemi, non ho problemi di capi colorati magari sbiancati o che questo si rovina, non c'è nessun problema in nessun caso. Quindi si possono usare insieme, si possono anche usare scambiati che non succede assolutamente niente. Oltre a queste due cose ci sono i loro pratici portauovo, se si chiamano così. Praticamente qui c'è una ventosa che potete mettere o qui o qua per tenerla appoggiata dritto. Io una volta lo tenevo attaccato al muro, ma si stacca sempre, quindi non so se sono io che sono impreparata, che non sono capace, ma vi consiglio comunque di metterlo in piedi. Qui ci si mette il suo ovetto e se vedete qui c'è un contalavaggi. Allora, in questo caso io ne ho fatti 22 bianchi, 22 con i bianchi, con i colorati ne ho fatti molti di più. E come funziona? Si arriva fino a un massimo che
che è quindi 72 lavaggi. In teoria poi uno può decidere di cambiarle quando vuole, anche bisogna vedere in base a com'è, sono, se ce n'è ancora, se sono molto usurate o come, uno decide poi di sua spontanea volontà, si rimette alla ricarica. Quelle nere, vi ho detto, non ce l'ho alla ricarica. Quelle bianche, che nel caso di quelle bianche così, cioè di quelle per i capi bianchi, sono con dei pallini azzurri. In questo caso invece sono solo bianche, quindi le riconoscete per questo, e comunque c'è scritto anche nella confezione. E quindi più o meno ogni 72 lavaggi si mette, e comunque 72 lavaggi sono tantissimi. Io penso che 72 lavaggi non si riuscirebbero a fare neanche con un normalissimo detersivo per lavatrice a volta. Invece questo dura veramente tanto. E aiuto, sto facendo cadere le cose e mi sa che ho fatto anche vibrare la telecamera. Vabbè. E come vedete qui io sono piena di altre ricariche per le palline. Non mi ricordo quante sono, penso 4 per ogni tipologia, ma non credo, forse anche di più. Queste sono le ricariche. Si usa una ricarica, mi sembra, a volta. E comunque sono piena, cioè 2, 4, 5, 6, 7, sì, mi sa che sono 8, e quindi dovrebbero essere 4 più quelle che ho già inserito. Allora, si può usare, adesso ve lo chiudo, vi leggo un po' di cose che ci sono scritte, un po' di informazioni se qualcuno di voi è interessato a comprarlo. Allora, nel mio caso io ho preso la profumazione a gelsomino, c'è quello neutro, quindi se non volete che profumi c'è anche quello neutro, ci sono altre varie profumazioni che penso ci sia frescolino e altre robe particolari, e io ho provato solo questo per adesso, lo trovo bene, magari la prossima volta che lo compro ne comprerò di un altro profumo, così mi saprò dire se mi piace di più uno, è più persistente magari un altro o cosa. E i lavaggi si possono fare dai 15 ai 60 gradi. E un'altra cosa, qua dice i colori restano brillanti, è ecologico completamente, perché la plastica che è utilizzata per realizzare questo, il porta uova, tutto è al 100% riciclata, non ci sono sostanze chimiche aggressive, sostituisce il normale detersivo, dura fino a 864 lavaggi, che non sono pochi a mio parere. E vabbè, facile da usare, perché facile da usare perché io quando lo uso, come faccio? Metto i capi sporchi, io sto guardando là perché è una lavatrice, non è che sono pazza, comunque mi viene normale, e metto questo sopra i panni o in mezzo, non cambia tanto, e poi dopo lui gira, girandosi viene fuori l'acqua che sprigiona l'attività, la sostanza pulente che c'è qui dentro, e che con la turmalina lo fa diventare ancora più figo. Non sono molto brava a spiegare queste cose, però vabbè. E quindi poi dopo lava bene. Oltre a queste cose c'è una pastiglia pulente che adesso io non ho perché l'ho già usata, va messa dentro la lavatrice vuota e messa al massimo della gradazione come temperatura, fatta partire la lavatrice a vuoto e poi dopo ti pulisce tutto e dopo da quel momento puoi usare i tuoi eco egg. E c'è questo e vabbè, ci sono le istruzioni e la scatola fatta. E questo che cos'è? Questo è uno smacchiante naturale sempre e molto figo, perché io sono riuscita a togliere delle macchie di tinta. Ok, la mia è tinta viola, non è una tinta permanente, però è comunque un colore che non è che va via subito. Tra l'altro la mia felpa era bianca, perché io sono molto furba a fare le tinte e tenerle in posa dopo con una felpa bianca, perché pensavo di essere così tanto brava da non sporcarmi, ma non fa per me. E qui dentro cosa c'è? Uno smacchiatore che io l'ho usato, l'ho sfregato, cioè l'ho messo sopra, ci ho messo un po' d'acqua, l'ho sfregato, l'ho lasciato agire e ha funzionato alla grande, cioè io non ci potevo credere che la mia felpa tornasse davvero bianca, anzi forse è tornata più bianca di un tempo. Comunque le istruzioni sono coprire la macchia con una piccola quantità di prodotto, strofinare sulla macchia, lasciare per 10 minuti a riposare e poi dopo lavarla. Prima di usare il prodotto sul capo eseguire sempre una prova su una piccola parte nascosta, questo penso che ci sia su tutti gli smacchiatori del mondo. E se volete sapere anche gli ingredienti di questo smacchiatore ve li dico: acqua, cellulose, che credo sia cellulosa, non sono sicura, però quello, se volete leggere, è qui, l'inci, gli ingredienti, speriamo di averli messi a fuoco e messi in pista, non sono ben sicura, vabbè. Silicato di sodio, dedocibetilsulfonato di sodio, citrato di sodio, zeolite, idrossido di sodio, fine.
Poi vabbè, qua ci sono anche, c'è la percentuale di tensioattivi anionici, che è il 15-30%, tensioattivi non ionici, sempre 15-30%, zeoliti 5-15% e dice anche che contiene brillantanti ottici e profumo. Ecco, probabilmente i brillantanti ottici è per questo che il mio capo sembrava ancora più bianco, però va bene. E basta. Cioè dice di fare attenzione in caso di ingestione a contatto con gli occhi, consultare un medico nel caso e tenere lontano dalla portata dei bambini, come qualunque prodotto, quasi tutti per la pulizia. Quindi insomma, questo è che secondo me è anche molto grande, perché è un tubetto bello grosso, pesante e ce n'è di roba. E per ultimo questo, che è il suo manuale delle istruzioni, dove si spiega molto bene, molto meglio di come ho fatto io, come si fa a utilizzare. Ci sono un sacco di anche domande, qua ci sono anche tutti i disegnini per gli analfabeti come me, che non sono capaci o si annoiano a leggere, si stancano e dopo un po' non leggono più. Vi fa vedere come si apre, come si mettono le palline, e vi faccio vedere magari, ecco, come riempire, vabbè, no, niente, qui dice di aggiungere appunto quelle bustine varie. E vi volevo leggere qualche domanda frequente che potrebbe interessarvi. Tipo, posso utilizzare l'ovetto EcoAg in ogni tipo di lavatrice? Sì, funziona perfettamente nelle lavatrici a carica frontale, a carica dall'alto e a doppio tamburo. Un solo ovetto in genere è sufficiente per circa 5 kg di bucato, ovvero la capacità standard di una lavatrice domestica. Se utilizzi l'ovetto EcoAg in una lavatrice più grande, consigliarne due. Esatto, anch'io qua non ne metto tanti, la mia penso che arrivi fino a 7 kg. Quando metto tanta roba ne metto due e non cambia niente, anzi pulisce bene. Quale devo utilizzare per quale lavaggio? Ve l'ho detto, quella colorata per i capi scuri e colorati, quella bianca per i capi bianchi. Ah, ovviamente non ve l'ho detto, penso che sia scontato, però questo si può lasciare per l'intero lavaggio della lavatrice, ovviamente va messo lì insieme ai panni e lui lavora, fa il suo lavorino e basta. Toglierlo se si ha una lavasciuga, perché quando c'è da fare l'asciugatura c'è scritto proprio che se rimane nella lavatrice durante il ciclo di asciugatura la durata della vita delle palline si riduce e quindi andiamo a rovinare tutto. Può essere usato a qualsiasi temperatura? No. Questo va usato fino ai 60 gradi, dai 60 gradi in poi conviene proprio di no, anche perché anche qui c'è il rischio che poi durano molto meno le palline perché si sciolgono. È fatto con materiali ecologici? Sì, assolutamente, la gomma e la plastica sono riciclabili al 100% e anche riciclati. Si può continuare a utilizzare insieme alle pastiglie per l'addolcimento dell'acqua, ulteriori leva macchie, prodotti per la prevenzione del calcare? Sì. Non influiranno sul funzionamento e comunque nel pacchetto è incluso un levamacchie. Contiene agenti chimici aggressivi? No. È necessario usare l'ammorbidente? Si può usare se volete, ma non ce n'è bisogno perché anche come vi ho detto io, in base alla mia testimonianza, gli asciugamani, le felpe, le coperte rimangono morbidissime, non c'è proprio bisogno. Poi il resto, se vi interessa, ve lo leggete voi, tanto cioè sono tipo 10 pagine al massimo, è veramente piccolino sto libricino, io l'ho già piegato, va bene, e basta, io penso di aver finito, questo è il mio primo consiglio che per chi fa i lavori di casa penso sia abbastanza utile, e 864 lavaggi ragazzi, ricordiamoci, cioè sono un sacco di plastica non utilizzata, riciclata, il resto, anche la confezione, qui sono le plastichine, si riciclano, la carta si ricicla e... Cioè, se proprio volete poi buttare anche questi cosi, li potete buttare, ma a mio parere possono sempre servirvi per i prossimi che comprerete. Quindi, cioè, tanto alla fine non è che dopo che ne hai fatti 72 lo butti, cioè, si rimette a posto, la rotellina gira, va avanti, è perfetto. E pulisci bene e basta. Se volete potete aggiungere dei profumi tipo degli oli essenziali, se non vi piace proprio il fatto che sia quasi inodore o che comunque abbia un odore molto molto più lieve rispetto ai prodotti chimici che siamo abituati ad utilizzare. E vi auguro una buona lavatrice se ne avete da fare. A me piace molto fare la lavatrice, stendere molto meno, però fare la lavatrice mi piace il profumo di pulito, mi piace il fatto che pulisco dopo questo. E vi lascio se volete il link qua sotto per comprare da QVC dove ho comprato io e o da Amazon. Penso che su Amazon non vendano il kit da 864 lavaggi, penso che sia un'esclusiva di QVC, che non so se lo sapete ma è il canale credo 32, non mi sta sponsorizzando QVC, magari mi sponsorizzasse comunque. Se mi vedi QVC, fammi un salutino, dimmi se vuoi darmi dei soldi, io ci sono sempre. E
comunque QCR per canale 32 del digitale terrestre, c'è anche il sito qvc.it dove potete trovare un milione di prodotti, però anche questo l'ho acquistato in un 2-day special value, che è una giornata dove fanno uno sconto particolare su un prodotto, e penso di averlo pagato 19 euro, non penso tanto di più, comunque più o meno i prezzi sono questi. E basta, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace se volete altri video di questo tipo, e se vi interessa commentate, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!